Raga, prima di iniziare voglio ricordarvi che in descrizione c'è il link per donare per chi vuole supportare il canale. E niente di che, buona visione. Salve a tutti amici, benvenuti in questo nuovo video. Raga, oggi siamo qui finalmente con la carriera giocatura. Vi abbiamo portato il sondaggio tra chi portare, se portare Oliver Krug su PES, Stefano Taroli su FIFA oppure tutti e due. Siete stati davvero un bel po' di persone che avete votato tutti e due. Quindi adesso ci apprestiamo ad andare a scegliere il nostro giovane portiere Stefano Taroli. Allora, l'aspettativa della dirigenza del Foggia Calcio, successo in patria normale, successo continentale molto bassa, fama del brand bassa, finanze basse, crescita giovani normale. Fondata nel 1920, la squadra Foggia sede a Foggia, attualmente milita in calcio B, è la seconda serie nel campionato in Italia. Orgogliosi. Allora, giochiamo a... Secondo me iniziamo a campione. Facciamo campione perché non so, raga. Che almeno, se nel caso vediamo che diventa, cioè, facile, alziamo la difficoltà. Stadio classico, perché purtroppo il Pino di Zaccaria non c'è. Però ecco qua il nostro stadio, raga. Lo stadio Odrumo. E abbiamo messo il nome Pino Zaccheria Applicadesci. Allora, quindi così lo si utilizzate, ovviamente. Scarica le più recenti. Competizione europea, la prima stagione, purtroppo il Foggia non c'è. E proseguiamo. Adesso fa gli aggiornamenti. Anche se ancora non mi ha fatto scegliere il giocatore. Penso che me lo farà fare adesso. Allora, crea il tuo giocatore. Usa il giocatore reale. Eccolo lui, Oliver Krugl. La nostra bestia, dove sta? Dove sta? No, Nopert. Eccolo qui. Stefano Taroli, classe 1997. E andiamo avanti. Sei sicuro? Ovvio che sono sicuro. Ed eccoci qua. Siamo entrati. Allora, andiamo nel mio calciatore. Aspettativa campionato. Guardiamo gli obiettivi. Ottieni una valutazione di sì. Mandina la porta inviolata per almeno 7 volte in questa stagione. Cerca di non subire più di 0,4 gol a partita e mantieni un rapporto di parate e gol subiti almeno di 1,0. Purtroppo, raga, non sarà facile, anche perché, da come sappiamo, Stefano Taroli non è il primo portiere, perché c'è Guarna, quindi dovremmo guadagnarci il posto. Allora, andiamo già a fare tutti gli allenamenti. Mettiamo sempre più difficili. Che abbiamo più... Mi sa che abbiamo finiti. Abbiamo questo facile, difficile, rigori avanzati. E poi per ultimo non abbiamo niente. Quindi abbiamo solo questi quattro allenamenti e simuliamo tutto. Vediamo un po'. Abbiamo preso una bella A, 2B e una C, non male. Mamma mia, livello 50. 9 quasi. Abbiamo finito, sì. Ok. Usciamo e proseguiamo in avanti, che abbiamo un torneo che è l'European. Non so nemmeno io. Comunque, raga, è un torneo. Allora, ragazzi, siamo titolari. Allora, ci vedete come vediamo la formazione. Taroli, Camporese, Calabresi, Tonucci, Rames, Scagliagazzi, Greco, Krugl, Beretta e Pompilio. C'è ancora Pompilio. Strano però, vabbè. Andiamoci a giocare questa partita e ci becchiamo nel match. Ecco, raga, tutto pronto per Foggia Slastlak. Come cavolo si chiama? Non lo so. Occhio. Attenzione al tiro. Uff. Non ci ho capito niente. Attenzione, non lo fate tirare. Grande Taroli.
Prima uscita ottima. Attenzione, In secondo piano. chi è Kragl? Kragl, mettila bene in mezzo. La mette in mezzo, no. Vai. Kragl, Kragl per Greco. Che cavolo, ha sbagliato. C'è la miseria. Foggia pericolosi in avanti. Occhio, attenzione. Attenzione, la può mettere in mezzo. Si blocca, si ferma. Prova il tiro, Tarolli. Era centrale però, eh. Finisce così il primo tempo. Raga, abbiamo rischiato solo all'ultimo. Poi niente di che, sono entrati in area, ma abbiamo fatto solo due parate. Quindi niente di che. Esce Kragl e Ramé ed entra fedato è il capitano Cristian Agnelli. Mamma mia, che gioco che c'è il Foggia. Scaglia per Beretta. Beretta vede Pompilio. Tira Pompilio. Mannaggia, viene rimpallato. Calcio d'angolo per il Foggia. Vediamo chi esce. Esce Luca Pompilio ed entra il bomber Fabio Mazzio. Vediamo chi esce. Mamma mia, esce con il numero 9. Beretta, Giacomo Beretta ed entra Duhamel. Mathieu Duhamel. E da per Duhamel, Mathieu Duhamel per Mazzio, bomber Mazzio, ancora Duhamel. Duhamel la mette bene in mezzo da Christian. Non va, però c'è Fedato. Fedato appoggia dietro per ragazzi, dovrebbe essere ragazzi. E in area di rigore il tiro. Madonna mia, ancora Agnelli. Per Greco, Agnelli. Vai capitano, tira. Tira! Porca cribbia, non ha tirato, non lo so. Ma dai. Vabbè raga, è finita 0-0, il secondo tempo dalle parti nostre non è arrivato assolutamente nulla, a parte solo i primi due tiri respinti, niente di che, però concludiamo con una valutazione di 7 che non è male. E adesso passiamo alla prossima partita. Vediamo un po', dai. La prossima partita andiamo a ad affrontare la prima in classifica, il Beveren. Allora, vediamo per il club e per la nazionale cosa ci dicono. Stefano, so che al momento i tuoi pensieri sono tutti per la squadra Foggia, ovviamente. Ma in qualità di tuo agente, ti ricordo che essere convocato alla nazionale italiana è fondamentale per continuare a crescere come giocatore e diventare una vera leggenda. Sei visto come una speranza per l'allenatore della nazionale che ti terrà d'occhio. Sarà quindi importante far bene con il tuo club. Saluti, Victor Garcia. Non ci frega un cacchio. Allora, siamo stati inseriti nuovamente nella formazione titolare. Formazione che vede Tarolli in porta, Figliomini, Martinelli, Tonucci, Rameni, Castro, Scaglia, il capitano Agnelli, Fedato, Beretta e Pompilio. Andiamo a giocare sta partita e ci becchiamo nel match. Ed eccoci qua, tutto pronto per questa partita nel Trofeo delle Stelle. Dove vede affrontarsi Beveren Foggia. Speriamo bene. Nicastro appoggia dietro per Scaglia. Un ottimo Foggia con un ottimo palleggio. Beretta, ecco, era meglio che non lo dicevo. Perché adesso abbiamo sbagliato il passaggio. Stiamo prendendo contropiede, meno male che non ci sono riusciti. Però attenzione, perché c'è Angban. Telin, Telin, allarga tutto il tiro! Non ho capito se l'ho parata o ho preso il palo. Il palo l'ha preso sicuro, raga. Vediamo. Ho preso il palo esterno, però ci stavamo. Dai, Nicastro, Nicastro, Nicastro. La può mettere in mezzo per Pompino. Vai, Luca. Perché non tiri? Prima, puttana Eva. Volevo dire perché non tiri. Poi ha tirato. Sto cacchio di Roef, raga. Mamma mia. Calcio d'angolo per il Foggia. Il capitano l'ha battuta. La prova a spennellare in mezzo. Non c'è nessuno. Finisce così il primo tempo, raga. Siamo stati. Abbiamo avuto un'azione proprio. Siamo stati pericolosissimi con Pompilio e Roef ha fatto una grandissima parata. Poi la loro risposta, ma hanno preso il palo esterno. Però tutto sommato stavamo sulla. C'eravamo sul tiro, quindi niente di che. Passiamo al secondo tempo. Occhio qui il Beveren con Kulz. Kulz, attenzione a Kulz. Prova a metterla in mezzo. Traversa. Traversa esterna.
Intanto c'è un cambio, entra con il set Leandro Grigo ed esce Kylian Rame. Beveren, mamma mia, fedato. Occhio. Esci fuori. Mamma mia, che tiro, meno male. Occhio al Beveren. Dobbiamo uscire. Grandissimo Tarolli. Abbiamo letto subito questa palla perfettamente. Chi è che entra? Mazzio ed esce Pompilio. Del nostro magnifico bomber Fabiato Mazzio. Ora occhio perché c'è il calcio d'angolo. Attenzione, mette in mezzo. Dovevo uscire con i pugni. Meno male che riesco a uscire. Però ancora il Beveren. Attenzione, magari recuperiamo palla. Forza. Andiamo Grico. Fedato. Fedato per Mazzio. Mazzio per Beretta. Gioco con Beretta. Che vede Agnelli. Dai, Cri. Ancora Beretta. Dai, prova. Tira. Sì, è buona. Il tiro di Scaglia. Bro, che cazzo ha parato? Ma come si fa? Dai. Ha fatto due tre parate proprio che ha salvato il risultato. Comunque entra Rubin ed esce. È ugualissimo Rubin, vabbè. Ed esce Martinelli. Calcio d'angolo per il Foggia. Alla battuta si presenta Agnelli che la mette in mezzo. Non ci arriva nessuno. Occhio. Occhio. Il tiro. Facile preda di Tarolli. Mannaggia la miseria, finisce così, raga. Un altro 0-0. Abbiamo fatto un intervento, uno o due interventi. No, mi sa che uno l'abbiamo fatto bene. E poi un tiro lento. Però, due tiri respinti e un tiro bloccato che era lentissimo. E concludiamo con una valutazione di 7,4. Che è perfetta. Però, raga, il vero protagonista di questa partita è Davi Roef. Ha fatto due parate eccezionali. Però, raga, secondo me, cioè, tirano. Aspettano troppo a tirare. Dovrebbero tirare molto prima. Allora, ragazzi, ci troviamo a giocare contro il Mouscron. Attualmente siamo fuori perché abbiamo 2 punti. Abbiamo fatto 2 pareggi. Dobbiamo cercare almeno di vincerla contro il Mouscron. Perché se vinciamo questa, passiamo o ai quarti o alla semifinale, non mi ricordo. Allora, la nostra forma è buona. Andiamo in partita. Ecco qua, tutto pronto per Foggia Moscron. Speriamo bene almeno di vincerla, raga, così passiamo. Non vi ho letto nemmeno la formazione, mi dovete scusare. Però attenzione subito a questo lancio lungo, vediamo. No, niente da qua. C'è Greco, Leandro Greco, ancora lui. Vedete, ragazzi. Ragazzi, per Bomber Mazzio, dai, provalo. Provalo a giro. Provalo a giro. Tira. Perché? Rame, Rame, dai. Mamma mia, raga. E da però. Krugl, Oliver Krugl. Ancora dietro per Rame. Ancora Krugl. Dai, ce l'hai dietro. Mette in mezzo. Butez. La prende facile. Gira tutto. Nostra, facilissima questa palla. Ragazzi, vedete Bomber Mazzio. Mazzio appoggia dietro per Rame perché è tutto chiuso. Dai, ragazzi, una serie di rimpalli. Ragazzi, Duhamel! Lentissimo sto tiro. Vabbè, facile per Butez. Attenzione, il Muscron sbaglia il passaggio.
Attenzione, il Muscron. No, 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 no. Mamma mia, me l'ha passata, meno male. Attenzione. Oh, perché non è uscito? Mi ha bloccato. Madonna, Tarolli! Cosa ha parato Stefanuccio Tarolli? Raga, già volevo uscire. Guardate l'istinto. Puff! Calcio d'angolo. Comunque, ancora non ha finito l'azione. Siamo al 45esimo. Mette in mezzo, non usciamo. Dai, butta via sta palla. Vai, Mazzio. Finisce così il primo tempo, 0-0. Abbiamo fatto una parata, vabbè, che ce l'ha passata. E poi una grandissima parata ora sul finale. Ma speriamo bene del secondo tempo, almeno di vincere una partita, perché onestamente questo dovrebbe essere il terzo 0-0 che facciamo. E basta, non ne vogliamo più. Mazzio, lancia lungo per Scaglia. Ancora Mazzio. Mazzio, il tiro. Mannaggia, è stato deviato. Ramè chiuso, cerca un varco che vede perfettamente Fedato. Fedato, Fedato, appoggiato dietro. Mazzio, Mazzio, il tiro. Andiamo. Per il Foggia. Ha segnato con il loro 19 Fabio Mazzio. Andiamo! Ci pensa lui! Il nostro mitico bomber Fabietto Mazzio! Intanto c'è il cambio, esce Scaglia ed entra finalmente Roberto Floriano con la fascia di capitano, vabbè, non ci fate caso. Esce tra gli applausi con il numero 19 lui, Fabietto Mazzio, ed entra Giacomo Beretta. Adesso calcio di punizione, siamo attenti perché la provo a mettere in mezzo. Madonna, raga, non l'ho vista proprio. Dove cavolo stavo? Meno male, ho rischiato di brutto proprio. Ramè per Duhamel. Duhamel che vede Giacomo Beretta. Beretta per Duhamel, prova a cacciare a sinistro. Madonna. Però è calcio di punizione. A me sembrava di no, però vabbè. Vediamo. Esce Mathieu Duhamel. Ed entra con il numero 20, Luca Pompili. Ora, alla battuta dovrebbe essere Ramè che prova il tiro perfetto. Madonna putez. Cosa ha parato? Vediamo. Ah, era Fedato. Fedato. Mamma mia. Sembra che ha preso la traversa, invece no, l'ha presa con la mano. Sì! Andiamo, passiamo il turno! Mamma mia, grazie alla zampata vincente di Fabietto Mazzio. Riusciamo a passare il turno, finalmente abbiamo vinto una partita con il risultato di 1-0. E il Foggia passa il turno. Andiamo a vedere. Allora, la nostra valutazione è di 7,3. 3, abbiamo fatto due tiri bloccati e un tiro respinto. Bene così. Abbiamo preso 3-7 in tre partite. È buono. Ora io vorrei aspettare ad alzare il livello di difficoltà, anche perché voglio aspettare il campionato per vedere com'è, se è uguale o è diverso. Allora, voglio dire solo il nostro prossimo avversario che sarà in ruota. Nel frattempo andrò a fare gli allenamenti, carichiamo gli esercizi che abbiamo fatto prima e simuliamo tutto. Ok ragazzi, il video può terminare qua, mi raccomando, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate tanti like, condividete il video, commentate, iscrivetevi alla pagina di Facebook, quel trio sul tubo per rimanere sempre sintonizzati. E in descrizione, ragazzi, vi lascerò il link se nel caso volete donare. Detto questo, ci vediamo al prossimo episodio con la carriera di Stefano Tarolli. Bella a tutti!